Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, giornata di sole, marzo 2021, Tullio Trapasso, City Report, iniziamo una nuova puntata in mezzo al verde, verde, grigio, nero, aspettando qualcosa, seguiteci, iniziamo. Siamo al mercato comunale di Cutioto, siamo qui dopo che c'era stata comunicata la messa in sicurezza. Sono passati all'incirca un mese e mezzo, due. I lavori sono stati fatti, ma come segnalato da molti cittadini ci sono ancora dei buchi neri, anzi più che dei buchi neri, delle grandissime aperture che permettono ancora l'utilizzo di almeno una grossa parte di questa struttura. Eccoci qua. Okay. Adesso faremo partire anche Gianni, fai partire la diretta live perché aspetta, siamo più comodi. Questo per cosa di diretta. Qui per voi la vostra speaker, Maria Letizia Somma, live. Non si sa che cosa sia questa cosa, batteria, ma portatile. È la batteria portatile. Maria Letizia, quello che vediamo qui dentro sono scarpe, 1, 2, 3, 4, 5 materassi compresi di coperte eccetera, un frigo bar, dei vestiti. Guarda che carrellata qui. Abbiamo un bivacco, andiamo a spostare un attimino qui questa coperta per vedere cosa c'è sotto. Beh, ed eccoci cari amici di City Report, sono Tullio Trapasso, mercato comunale Cutioto di Esernia, apparentemente tutto chiuso, in realtà guardate, è solo una finzione e possiamo entrare. Una bicicletta rubata. E chissà cos'altro ancora troveremo insieme al nostro Paolo Rusconi che fa le immagini e ci supporta, appunto, oltre che con le immagini anche moralmente all'ingresso di questi inferni, proprio dove qualcuno potrebbe dire una Milano sicura, eccetera, ecco, questa non è la Milano sicura. E voilà, il Grand Hotel del mercato del Cutioto, aperto a disposizione di tutti. Ed eccoci nella parte, vedendo il frontale del mercato del Cutioto sulla sinistra, scendendo le scale, lungo il piazzale, guardate qui, biciclette, è una situazione veramente vergognosa, abbiamo trovato dentro un guardiano di lingua rumena, tutto ben vestito, con un bel piumino, dei bei pantaloni puliti, delle scarpe, che con molta calma se n'è andato, ma non voleva andarsene prima di prendere una macchina fotografica e degli altri oggetti che aveva qui interno. Questo è il loro bivacco, il loro regno. Che dire, quello che vi comunicavamo sul traffico e il racket della prostituzione che adesso ha come hotel, l'hotel trash del mercato trash del Cutioto, è sicuramente presente. Mi raccomando, oltre che condividerci e informarvi, date uno stimolo alle forze dell'ordine perché questa situazione deve finire. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso, City Report, con le immagini di Paolo Rusconi, alla prossima. Giugno 2020, un saluto a tutti gli amici di City Report, siamo tornati al mercato comunale del Cutioto e andiamo a vedere cosa succede, perché a 2 anni dalla nostra precedente visita ci hanno detto che la situazione non è migliorata, anzi, andiamo. Questo è quello che è diventato il bagno pubblico del mercato comunale del Cutioto, vi ricordo che siamo vicino a una chiesa, in un quartiere molto bello e caratteristico, e proseguiamo. Ed eccoci, questi sono i nuovi giacigli che sono stati fatti spaccando i vetri, guardate, i vetri li vedete per terra. Inquadra Paolo per terra i vetri. E qui potete vedere tutta l'oggettistica, le coperte di queste persone che hanno deciso di venire a vivere qua dentro. Ricordo che siamo in un periodo post-Covid-19, giugno 2020, e siamo dentro il mercato del Cutioto.
Guardate i vetri, possiamo anche uscire, credo che abbiamo visto tutto. E sul lato sinistro, arrivando sul frontale del mercato, addirittura troviamo, guardate, la grata è stata sollevata, staccata, le porte sotto sono aperte, pericolosissima. Non c'è un cartello di divieto d'ingresso per i bambini che vanno a giocare al parco, non c'è nessun segnale, ma vi sembra una cosa normale questa? Proseguiamo ancora. E questa qua non è da poco che è qui, guarda qua, c'è addirittura un preservativo dentro, guarda. Preservativo, foglie. Proseguiamo, siamo nel lato est del mercato comunale del Cutiotto. Come vedete da fuori sembrerebbe tutto a posto, vedete la strada eccetera, ma noi che abbiamo l'occhio lungo e vediamo tutto. Ops. Ed ecco una matrimoniale, signor Paolo Rusconi, cameraman delle nostre puntate. E questo attrezzino qui, questo attrezzino qui non ci piace molto all'ingresso, sembra molto un'arma, quindi buttiamo via. Possiamo richiudere le porte qui del motel Cutiotto, guardate. Beh, che dire. Cari amici di City Report, 19 luglio, giornata in ricordo del giudice Borsellino trucidato con la sua scorta, compresa la prima donna che è stata uccisa in un attentato di mafia appunto come poliziotta. Dove ci troviamo oggi? Ci avete chiamato tante volte in queste settimane che è uscito il servizio del Cutiotto, soprattutto per la questione che è accaduta a questa donna appunto all'interno del parco del Cutiotto del Montestella, che è stata violentata da una persona, che sia extracomunitario, sia italiano, comunque una persona che vive in questa zona qui. Vi ricordate le immagini di Paolo Rusconi che è qui con noi di qualche settimana fa, finite poi in un'interrogazione di Simone Sollazzo in comune, non ricevuta da nessuno? Grazie Presidente. Il mio intervento di oggi vale come una doppia segnalazione, perché mi rifaccio anche all'intervento che ha fatto il consigliere De Chirico, sottolineando situazioni ancora aperte da un punto di vista della sicurezza. In effetti ci sono altri due casi ultimamente che si sono riaperti, in un momento in cui discutiamo di misure per una ripartenza economica, sociale della città. Nel periodo Covid sicuramente si è abbassata la guardia per quanto concerne invece la sicurezza di alcuni spazi e beni pubblici, che dovevamo essere decisamente molto più attenti. Il primo riguarda la ex area del mercato comunale di via Isernia, che è destinata a diventare la sede del CASVA, e abbiamo ricevuto segnalazione dal comitato anti-racket abusivismo attraverso una trasmissione televisiva City Report che l'area destinata al CASVA è nuovamente occupata a distanza di 3 anni dal primo sopralluogo che avevamo già fatto, che era proprio in questo periodo del 2017. Giugno 2017, con occupazione abusiva, segni chiaramente di scasso, di sversamento di materiali sia tossici o comunque sporcizia, e occupazione dei luoghi, degli spazi pubblici, della struttura che vengono utilizzati come servizi igienici improvvisati. In questo caso si ripropone la stessa situazione. Abbiamo visto un lungo reportage proprio pochi giorni fa che segnala delle situazioni ancora più critiche, perché abbiamo per esempio anche una grata che è stata rimossa, con quindi un'apertura diciamo di un cratere di 2 metri, con rischio appunto di scivolamento, di infortunio, quindi una situazione veramente, veramente difficile. Vetri rotti, segnali appunto di graffiti ed occupazione da parte di persone che non sono ancora state identificate a pochi metri dal parco del Cutiotto e del parco giochi dei bambini. Quindi è una situazione in cui non solo si richiede una messa in sicurezza migliore, perché sono stati anche distrutti dei lucchetti, sono stati occupati ulteriori spazi della struttura al piano sotterraneo,
si richiede un maggiore pattugliamento anche notturno, perché evidentemente continua a esserci un continuo via vai di persone non identificate e attività che sono decisamente illecite. In un momento come questo è ovvio che non bisogna abbassare comunque la guardia sulla tutela della città e la sicurezza, che non può diventare solo un tema per la prossima campagna elettorale. Grazie. Oh, ma in Italia deve scapparci il morto perché debba succedere una cosa così? Guardate i vetri sotto. E possiamo partire, vedete Diamond Frank è entrato dal nuovo ingresso che è stato aperto. E adesso andiamo a vedere cosa succede. Ed ecco il nostro Diamond Frank che sta uscendo dal nuovo sopralluogo. Nuovo ingresso, 19 luglio. Allora, Frank, è tutto sporco ragazzi, ma è normale che sia così. Sbavagliati, raccontaci un attimo quello che hai visto dentro. C'è un corridoio molto lungo, mi tolgo la mascherina, sinceramente lì l'ho tenuta per sicurezza. C'è un corridoio molto lungo e ci sono anche delle porte bloccate, sigillate, quindi c'è il pericolo che ci sia anche qualcuno all'interno. Cosa hai trovato dentro? Allora, ci sono sacchetti, ci sono piumoni per dormire, c'è spesa, abbiamo trovato anche una carta fidati, probabilmente rubata, e tra l'altro io mi sono anche bucato il piede perché c'erano vetri buttati per terra. E chiodi, immagino. E chiodi, esatto. Va bene. Ringraziamo Friend Diamond, insomma, avete visto che la situazione al QT8, il giorno 19 luglio, non ci sta proprio. Ma soprattutto, come parlavamo prima io e te, c'è il pericolo che da qua esca qualcuno durante la manifestazione. Non è molto gradevole la prospettiva. La sicurezza anche durante le manifestazioni è importantissima. Perché... Ecco, quindi noi non ce l'abbiamo con la Polizia di Stato, con chi no, si occupa di questa cosa. Comunque, se puoi spostarti un secondo che faccio vedere. Guardate come hanno aperto qui. Hanno rubato un pezzo di tubo di metallo, quello dei passamani e dei marciapiedi, l'hanno impiantato con un ferro e hanno sollevato e hanno spaccato tutto. Va bene, continuiamo, seguiteci insieme a Paolo Rusconi. City Report.